Ciao a tutti. Il narcisista ha fallito in partenza. Nel momento in cui ha preferito allontanarsi dal mondo per addentrarsi nel suo mondo fasullo, nel quale lui è quello intelligente, altruista, bello, di grande valore e tanto altro, mentre il resto del mondo è crudele, avverso, ottuso, senza alcun valore e più ne hai e più ne metti. Si può confermare che il narciso è nel vero senso della parola un vero e proprio fallimento e lui nel suo profondo se ne rende perfettamente conto. Ed è per questo motivo che riversa tutta la sua negatività distruttiva sulle altre persone. Più la sua ferita narcisistica è ben radicata, più sarà difficile per lui uscire da questo incubo. Quando il narcisista si trova a dover fare i conti con il suo fallimento interiore, automaticamente si scontra con il suo senso di invincibilità, sul quale si è sempre attenuto per tutta la sua esistenza. A questo punto gli rimangono soltanto due opzioni, ovvero convincersi di aver concretizzato i suoi obiettivi che aveva programmato per uscirne integro, quindi un risultato grandioso, oppure cozzando contro al suo stesso tracollo, rendendosi conto per l'ennesima volta di essere marcio dentro e di non valere nulla come persona. Da qui nasce la sua sofferenza, che a te non farà mai vedere, ma che manifesterà solamente nei momenti di solitudine, quando si ritrova da solo. D'altronde, la principale aspirazione del narciso è quella di trarre vantaggio dalle relazioni interpersonali, ossia sfruttando gli altri, poiché il suo scopo prioritario è esclusivamente il suo benessere. Nel momento in cui i suoi bisogni non vengono appagati esattamente come desidera lui, ecco uscire la sua rabbia narcisistica. Non ha la capacità di gestire la rabbia, infatti i suoi sono dei veri e propri scoppi d'ira che possono sfociare in violenza sia verbale che fisica. E proprio di questo ne parlo nel video Quando il narcisista diventa pericoloso, dove racconto anche una mia esperienza personale con il mio ex partner narciso. Oppure il video Narcisismo perverso e femminicidio, una correlazione da non sottovalutare, dove spiego come gli abusi psicologici possono evolvere in violenza fisica in qualsiasi istante, poiché il confine che separa i due tipi di maltrattamenti è davvero sottile. Accade anche che qualche narciso scarichi la rabbia infliggendosi ferite, mettendo in atto degli autentici atteggiamenti autolesivi. Ma scopriamo quali sono gli eventi stressanti che il narcisista vive come fallimenti. Rimanere senza lavoro, difficoltà finanziarie, essere accusato di un qualche illecito, essere arrestati, malattia o morte di una persona cara, dover affrontare una separazione o un divorzio, il rifiuto del partner. Nonostante ciò, alcuni studi hanno dimostrato che gli individui con una personalità narcisistica grave hanno maggiori probabilità di fallire, ma il fallimento pare che non vada ad intaccare il loro senso dell'io grandioso. Quasi certamente questo avviene perché i narcisi hanno l'abilità di screditare i vincitori, minimizzare il fallimento, incolpare gli altri del proprio fallimento. In breve, i narcisisti sono destinati a fallire quotidianamente, ma non saranno mai in grado né di maturare né di evolvere apprendendo dai loro errori. A te è capitato di vedere un narciso fallire? Grazie per avermi seguita.